brevissima introduzione e poi fare la considerazione finale, l'unica che ho il dovere di fare, raccontandovi che cosa faremo nei prossimi mesi. Parte politica, legge elettorale nuova, chi vince, vince. Mamma mia, abbiamo preso... No, in Italia non è così. Dico sempre tutti, non c'è uno che perda neanche a pagarlo. Io ve lo dico in partenza, se noi non ce la facciamo vuol dire che noi non siamo stati bravi e non siamo stati capaci. Esattamente come accade a voi, quando con le vostre imprese non ce la fate, sì, potete dire che avete avuto sfortuna, che il concorrente era amico del committente, che se l'Italia avesse avuto il costo dell'energia più basso, se non... Sì, però poi lo sapete, guardandovi nello specchio, che se ottenete il risultato è perché siete stati bravi. Se non ce l'avete fatta, la colpa ve la prendete voi, e questo è il grande vantaggio, la grande difficoltà di chi fa impresa. Perché questo accada nel mese di aprile, noi sistemeremo la pubblica amministrazione, a maggio il fisco e a giugno partiremo con la grande riforma che è quella della giustizia civile. E nel frattempo daremo dei segnali di ripartenza con 3 miliardi e mezzo sulle scuole e 1 miliardo e mezzo sul dissesto idrogeologico. Il tutto cercando di andare a cambiare anche le regole europee. Ma questa cornice ha un senso soltanto se restituiamo, e voglio finire su questo, valore, bellezza e dignità all'espressione lavoro. Un artigiano, un datore di lavoro, un imprenditore deve avere la certezza delle regole e non può pensare che deve avere paura ad assumere qualcuno. Noi non possiamo immaginare che oggi il sistema sia fatto da 2100 norme diverse, complicate. Due, la semplificazione del modello di lavoro significa anche avere il coraggio di dire che oggi uno che va a lavorare e che prova a aprire un'azienda deve essere incoraggiato. Il pubblico deve dire grazie. Cosa vuol dire essere italiano per un italiano che pensa se stesso all'estero? Non fare l'italiano! Magari lo diciamo quando siamo in coda e qualcuno fa il furbo all'aeroporto appena arrivato, cerca di superarsi. Non fare l'italiano! Perché? Perché abbiamo una impostazione di noi stessi che è un'impostazione tutta in negativo. Non fare l'italiano, ma se diciamo non fare l'italiano nel mondo, fare l'italiano significa essere creatore di passione, di entusiasmo, di bellezza. Non è soltanto il capolavoro dell'arte, che pure non sfruttiamo come dovremmo, ma sapere che dietro alla bellezza dell'arte c'è sempre stato il tipico esempio dell'italianità. L'Italia che compete nel mercato globale c'è già, ha bisogno di togliere le cose in più. Un sistema burocratico opprimente, un sistema di fisco che non è all'altezza di un paese che vuole essere un paese leader nel mondo, un sistema di giustizia che non può avere 4 volte i tempi dei concorrenti, un sistema di classe politica che consideri la politica un servizio e non l'occupazione di poltrone, per cui se riesce bene, se non riesce va a casa, magari anche con il sorriso sulle labbra. Il 2015 sarà un anno molto significativo per il nostro paese. Da qui a un anno, quando avremo fatto il semestre europeo e avremo spiegato ai nostri amici europei che noi che rispettiamo tutte le regole dell'Europa chiediamo agli europei di cambiare le regole, noi che le rispettiamo, perché non serve a niente avere delle regole tutte incentrate sull'austerità. Dritto, facciamo il coso e io le guardi davanti. Si vede per quella, dove sono? Sono davanti. Mobili, Argentina, con i di colore.
Allora insieme, ragazzi. Sei il quarto premier, lo sai? Sei il quarto premier. Quando la sigla viene qua. Non è che fa. Allarghiamoci un po'. Salti sono finiti. Facciamo una cosa. Andiamo dietro e facciamo. Andiamo, ragazzi, per cortesia, per cortesia. Questa porta via, non è questa porta via. Ok, tavoli. Andiamo. Quello con la tranquillo, ragazzi. Qui sotto magari può piacere anche a voi. Andiamo. Dai, come me. Andiamo, ragazzi. Bocca al lupo. Cosa fai? Fai che cosa? Bocca al lupo di cuore. Arrivederci. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao. Noi parliamo soltanto di opere pubbliche e infrastrutture. Questo significa una grande scommessa educativa, aggiungiamo voce Matteo, un grande investimento sul valore dell'Italia. Quindi io credo che sia un'ottima occasione, da qui a un anno c'è molto ancora da fare, ma c'è Matteo. I prossimi passi. Il prossimo passo è il 30 aprile quando si inaugura Expo Gate, poi il 10 meglio il countdown. Ma il 30 aprile mancherà un anno all'inizio dell'Expo, un grande evento anche con dirette televisive, poi il 10 maggio l'inaugurazione di Expo Gate e in generale i prossimi passaggi possono amministrativi. Evitare che anche in questo caso la burocrazia blocca tutto, facendo le cose rispettando ogni regola, noi rispettiamo tutte le regole, ma facendo le cose in modo tale che l'appuntamento per questi milioni di turisti che arriveranno a Milano e in Italia sia un'occasione per vivere un'esperienza unica. Vi garantisco che lo sarà e che sarà una sorpresa anche per i pessimisti. È un altro pezzo dell'Italia che funziona. Ma che lo flash, ragazzi! Questo riguarda la La politica deve fare le cose per bene. Bocca al lupo a tutti, grazie. Marco.